Arroccato sulla rupe del Monte Calvario si trova il paese di Pentidattilo, che deve il suo nome proprio alla forma della roccia, che ricorda quella di una mano. Il borgo è stato abbandonato definitivamente nel 1971, quando gli abitanti sono scesi a valle fondando un nuovo centro, ma l'inizio della sua storia risale addirittura al 640 a.C. È nella seconda metà del XVII secolo, però, che prende una piega assai più oscura e sanguinosa. Come riportato alla luce dal romanzo di Andrea Cantadori, La tragedia di Pentidattilo, fu allora che il paese divenne teatro di un crudele misfatto, passato alla storia come la strage degli Alberti. Protagonisti della triste vicenda furono due nobili famiglie, gli Alberti, marchesi di Pentidattilo, e gli Abenavoli, baroni di Montebello Ionico ed ex feudatari di Pentidattilo. I due casati a lungo avevano disputato per questioni di confine, ma verso il 1680 parevano sul punto di appacificarsi, anche perché il barone Bernardino Abenavoli si era innamorato della bella Antonietta, figlia del marchese Alberti, e intendeva prenderla in moglie. Nel 685, però, il marchese Domenico Alberti morì, e suo figlio Lorenzo, succedutogli, prese in moglie Caterina Cortés, figlia del consigliere del viceré di Napoli. Fu in occasione delle loro nozze che giunse in Calabria, oltre a tutta la famiglia, anche il fratello di lei, Don Petrillo Cortés. Questi rimase a Pentidattilo anche dopo le nozze a causa di un'improvvisa malattia della madre e in quel periodo frequentò e si innamorò di Antonietta Alberti. Chiese dunque a Lorenzo di poterla sposare e il marchese acconsentì. Purtroppo, la notizia del fidanzamento ufficiale fece infuriare il barone Bernardino Abenavoli, che decise di vendicarsi degli Alberti. Nella notte della vigilia di Pasqua dell'anno del Signore 1686, il barone, grazie all'aiuto di Giuseppe Scrofari, un servo traditore degli Alberti, si introdusse nel castello di Pentidattilo con i suoi uomini. Giunto nella camera di Lorenzo, lo sorprese nel sonno con due colpi di archibugio, per poi finirlo con ben 14 pugnalate. Fu allora, narra la leggenda, che Lorenzo, ferito a morte, poggiò la mano sulla parete lasciandovi impressa un'impronta insanguinata, e che questa sia visibile ancora oggi, quando sulla rupe di Pentidattilo, nella luce dell'alba, le pareti di roccia si tingono di rosso. La brama di sangue del barone, però, non ebbe fine con quell'assassinio. Coi suoi uomini assalì le stanze del castello, uccidendo gran parte degli occupanti, compresa la madre del marchese, Maddalena, ed il suo fratellino Simone, un bambino di soli 9 anni, mortalmente sbattuto contro la roccia. Ancora oggi, gli abitanti del posto giurano che nelle notti d'inverno, quando il vento soffia forte tra le gole della montagna, si odano lungo i vicoli del borgo le urla di rabbia e dolore delle vittime uccise nel sonno in quella notte maledetta. Dal massacro, però, furono risparmiati Caterina, la moglie del marchese, e suo fratello Don Petrillo, che fu preso in ostaggio per evitare le ritorsioni del viceré, e ovviamente anche Antonietta Alberti, l'oggetto delle brame del barone che lui trascinò nel suo castello a Montebello Ionico e dopo soli 3 giorni dalla strage prese in moglie nella chiesa di San Nicola. La notizia del massacro, però, in pochi giorni giunse al viceré, che mandò subito una spedizione militare. L'esercito, sbarcato in Calabria, attaccò il castello degli Abenavoli, liberò Don Petrillo e catturò 7 dei colpevoli della strage, tra cui anche il servo traditore. Le loro teste furono tagliate ed appese ai merli del castello di Pentidattilo, come esempio. Ma il barone non venne trovato. Grazie alle sue amicizie era riuscito a fuggire, prima a Malta e poi a Vienna. Lì finì per arruolarsi nell'esercito austriaco, per poi morire pochi anni più tardi, ucciso da una palla di cannone durante una battaglia navale. La povera Antonietta Alberti, invece, ottenne l'annullamento del matrimonio nel 1690, poiché fu costretta con la violenza, ma finì i suoi giorni nel convento di clausura di Reggio Calabria, consumata dal dolore e dall'angoscia per essere stata lei la causa, per quanto involontaria, dell'eccidio della sua famiglia. Da quel giorno la storia di Pentidattilo è stata segnata per sempre dal sangue e numerose leggende si sono diffuse col passare del tempo. Una delle più cupe è una profezia legata alla roccia chiamata da molti Mano del Diavolo, che un giorno si abbatterà sul paese distruggendolo per sempre per punire gli uomini del sangue versato e vendicare le anime innocenti che vennero massacrate nella strage degli Alberti.
Un'altra leggenda tramandata nei racconti popolari parla invece di un tesoro nascosto accumulato nel tempo dalle diverse popolazioni che abitarono il borgo di Pentidattilo e che gli Abenavoli, quando erano ancora proprietari del feudo, nascosero nel cuore della montagna. Forse fu questa la causa del lungo conflitto fra le due famiglie, ma dopo il sanguinoso epilogo del tesoro e del modo di arrivare ad esso si perse ogni traccia. Si narra però che un giorno il fantasma di un cavaliere apparve a un uomo, svelandogli una nuova profezia. Chi riuscirà, poggiando in terra un solo piede, compier 5 giri intorno alle 5 dita della montagna, spezzerà l'incantesimo e il tesoro nascosto verrà restituito. La notizia si diffuse rapidamente anche nei regni vicini e in molti cercarono invano di portare a termine l'impresa, sfidando la montagna per guadagnare il tesoro. Di questi, tanti trovarono la morte perdendo l'equilibrio e precipitando tra le rocce. Un giorno però arrivò un cavaliere dalla Sicilia e lui riuscì a compiere ben 4 giri intorno alla montagna e questa, si dice, iniziò ad aprirsi, ma al compimento del 5° giro, quello del dito mignolo, un intero costone della mano crollò sul cavaliere, uccidendolo all'istante. Quando alla notte le urla vengono portate dal vento, qualcuno pensa che appartengano anche alle molte anime sacrificate nel vano tentativo di strappare il tesoro alla montagna maledetta. Non ci sono tuttavia solo antiche leggende e miti popolari legati a Pentidattilo. Si racconta infatti che qualche anno fa, in una sera d'estate, subito dopo una rappresentazione teatrale lungo le vie del borgo, alcuni visitatori notarono l'ombra di un uomo incappucciato, immobile sotto un lampione. Ma, pensando che si trattasse di uno degli attori, non se ne preoccuparono. La sera successiva, però, quella figura inquietante si trovava ancora lì quando i visitatori tornarono in paese, immobile e sempre più nitida man mano che si avvicinavano. Purtroppo, o per fortuna, la suggestione e la paura ebbero la meglio e i tre turisti decisero di tornare indietro e lasciare immediatamente Pentidattilo. Quindi non sapremo mai chi si nascondeva dietro la sagoma oscura di quell'uomo. Oggi Pentidattilo, che fino agli anni Ottanta era in completo abbandono, grazie ai giovani volontari e alle associazioni locali è tornato a nuova vita. Ogni anno in estate ospita il Pentidattilo Film Festival, un festival internazionale di cortometraggi, e tra alberghi diffusi e botteghe artigianali tradizionali è diventato un esempio di accoglienza sostenibile e culturale che valorizza una perla della Calabria più misteriosa e affascinante, che nel 2007 è stata visitata perfino dal mitico Robert Englund, il Freddy Krueger della serie di film horror Nightmare. Alla ricerca delle location per il film The V, basato su una novella di Gogol, film poi mai realizzato purtroppo, Englund vide il borgo e disse: «Personalmente ho tratto grandissima ispirazione dai due paesini della provincia di Reggio Calabria, Pentedattilo e Bova. Quando li ho scoperti ho pensato che fossero set da milioni di dollari preparati per noi da Peter Jackson». E se Nightmare in persona crede che Pentidattilo ispiri mistero e paura, come possiamo dargli torto? Io sono il fantasma del web. Se il video vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. E se anche voi conoscete storie di folklore e leggende urbane che vorreste sentirmi raccontare, scrivetemi in mail o usate i miei contatti social per segnalarmele. A presto!